Benvenuti cari amici e grazie di essere qui a seguirmi in questo corso percorso che vi aiuterà a scoprire un po' di più la poesia e attraversare questo sentiero con qualche piccola conoscenza in più. L'altra volta eravamo rimasti alle caratteristiche della poesia. Abbiamo parlato di significante e significato, abbiamo letto e visto insieme che il significante è la dimensione fisica, cioè l'insieme dei suoni o delle lettere anche di una parola, mentre il significato è la dimensione mentale, cioè l'immagine concettuale di cosa significa per noi una parola. Abbiamo visto farfalla, quindi vedete il suono come la scandisco. Se invece dico farfalla è un insetto che vola, quindi là andiamo a capire, a comprenderne il significato. E allora dobbiamo stare attenti che tra significante e significato c'è un legame molto intimo, veramente stretto, che ci fa capire che cambiando il significante cambia anche il significato. Se per esempio dico pesca, potrebbe essere una parolina che si riferisce allo sport della pesca, pesca con la E chiusa. Ma se invece dico dammi una pesca da mangiare, dammi una pesca, la E è un po' più aperta, un po' più lunga, e allora mi riferisco al frutto. Quindi, come vedete, una stessa parola scritta nello stesso modo, però con accenti diversi, con suoni diversi, dà un diverso significato. Bene, penso che sia chiaro questo fatto, che ci fa entrare nella comprensione delle parole polisemiche. Che cosa sono le parole polisemiche? Sono quelle parole che associano ad uno stesso significante più significati. Il primo significato è detto denotazione in senso letterario, il significato secondario è detto connotazione. Quindi le parole polisemiche hanno denotazione e connotazione. Non vi state, diciamo, a confondere, perché è chiaro che se io dico piano potrei riferirmi al piano di una scala, di un palazzo, oppure al piano pianoforte che suona, al tempo per esempio. Il tempo potrebbe essere meteorologico, o potrebbe essere il tempo che passa, l'albero potrebbe essere l'albero con la chioma, gli alberi che conosciamo quindi tutti come piante, oppure un albero genealogico, eccetera. Insomma, cambiano le parole polisemiche. Più in là vedremo e approfondiremo meglio tutto il resto.